I diciottesimi Tashi in Sicilia sono come un matrimonio senza sposi, un battesimo senza bambini, ma soprattutto una serata di classe senza classe. La festeggiata e il festeggiato si svegliano con il primo regalo da parte dei genitori. Un cartellone pubblicitario 6x3, lo stesso dove trovate esposte le offerte della Lidl, solo che in questo caso non trovate il solito trapano a 19,99 euro, ma la sua faccia, con tanto di dedica da parte dei genitori, che se i miei mi avessero fatto una cosa del genere, io a quest'ora avevo ancora 18 anni. Vestito da cerimonia costato la metà dell'abito da sposa di Kim Kardashian. Lei che scende dalle scale della classica casetta a due piani senza ascensore. Ed attenderla tutto il quartiere che le batte le mani e a corteggiare con le vicine. A un certo punto arriva una limousine di 3 km e si parcheggia davanti il vialetto. Con i bambinetti del rione che esclamano: "Mamma cocci macchina!" Per accompagnarla nei posti più cool della città. E lì ad aspettare c'è il fotografo, che per anni ha studiato fotografia e ha speso tempo e denaro per sfoggiare la sua arte. E si ritrova a fotografare 18enni che si abbracciano capai ma lungomare. E lo fa con la stessa vergogna di un astrofisico mentre guarda il Grande Fratello VIP. Terminata questa lunga ma iniziale seduta di fotografie, si ritorna in limousine direzione sala di ricevimento, ma non a saletta, no. I genitori hanno preso il castello di Filippo IV d'Aragona, situato nel promontorio della città dove lì hanno combattuto una guerra durata 600 anni, la battaglia di Capodicollo, dove cultura e storia si sono intersecate formando uno dei scenari più suggestivi, finendo nei primi posti tutelati dall'UNESCO. Ma a lei non interessa nulla di tutto ciò, lo ha scelto perché sembra il castello delle principesse che porca Elsa te fa fare a finire Rapunzel e rasata. Al suo arrivo gli invitati l'attendono come attesero gli americani Armstrong mentre scendeva dalla luna. E in perfetta sintonia con l'apertura della portiera fatta dall'autista che nel frattempo ha perso pure la terza media, il cielo si illumina con uno spettacolo di giochi pirotecnici. E in quel preciso istante due cose si possono osservare dallo spazio, la muraglia cinese e o compleanno di Sapicciotta. Tutto incoronato con una canzone sparata a 7 miliardi di decibel, che dopo averla ascoltata più di 3 minuti pensi di non conoscere più la lingua italiana, perché non ci avrei capito una sega delle parole. Ma vedi tutti gli altri cantarla a squarciagola e quindi pensi due cose, o che sei troppo vecchio, o di avere qualcosa di brutto al cervello e quindi te va a prenotare subito un attacco. La festeggiata avrà il tavolo tutto suo, indosserà una corona. Si mangia quando mangia lei, si balla quando balla lei, si piscia quando piscia lei. Ma gli invitati sono stati decisi anche dai genitori. Quindi oltre agli amichetti e ai compagni, vedi una caterva di persone dai 50 anni a salire che hanno soltanto un pensiero fisso nella testa. Ma quando finisce? E tra portate di camerieri e piccerette che si fumano un Tampax, arriva lei, simbolo de finì e finà, la torta. Con la stampa del volto della festeggiata, rigorosamente crema gialla e fragoline. E tra i regali utili, poco utili e cacate, arriva il regalo dei genitori, una 500 nuova fiammante parcheggiata davanti su Caisello. E tra commozioni e lacrime, tutti gli invitati hanno un unico pensiero fisso. Ma questi soldi, ma dove li hanno presi? Uno dei tre messaggi del segreto di Fatima. Ma tanto sappiamo come finisce, alla prima curva la ritrovate parcheggiata al nuovo spascio. Ciao.